se son rose fioriranno, se son birre finiranno. È con questo slogan che ci accoglie il birrificio Dulac. Conosciamo appunto uno dei titolari protagonisti di questa avventura, Daniele. Lei ha accolto un po' l'idea di suo figlio di investire in un birrificio, di far diventare una passione, un lavoro, e ha cambiato radicalmente quello che era la sua professionalità. Sì, io arrivo dalla metalmeccanica, prima facevo dirigente d'azienda e poi ho pensato di chiudere la mia attività. È venuta fuori questa idea con mio figlio di investire poi nel mondo della birra, e abbiamo cominciato a impostare il progetto per fare questa questo percorso. Non ci sono dipendenti, siamo tutti noi della famiglia e ognuno ha il suo compito all'interno di questo gruppo di lavoro. Chiaramente si lavora molto in team, chiaramente, perché è fondamentale. Secondo noi produciamo in questo momento qua 13 birre. Ne abbiamo alcune che stiamo coccolando, quindi sono pronte per le prossime uscite. E, questo è il marchio nostro. Quest'anno faremo un 1000 ettolitri e l'anno prossimo abbiamo una previsione di un incremento del 30-40%. Ed arrivare Alessandro e Giulia, la seconda generazione, ancorché contemporanea, di questa attività. So che vi state allargando anche guardando al di fuori della Lombardia per quanto riguarda la distribuzione e la conoscenza dei vostri prodotti. Sì, pian piano è aumentata la richiesta, è aumentata anche la notorietà, la conoscenza. E pian piano abbiamo richieste che si allargano. Adesso siamo principalmente presenti in Lombardia, però stiamo avviando anche un piccolo rapporto proprio in questi giorni, che si aprirà con un importatore con Svizzera e Austria e con una collaborazione per il mercato inglese. Sono piccole cose che devono partire, però ottime prospettive pensando al futuro. I birrifici artigianali stanno crescendo di numero perché sta crescendo l'amore a questo tipo di prodotto. Da quale materia prima partite? Allora, partiamo innanzitutto dall'acqua, che è la materia prima fondamentale, e poi una selezione che parte ovviamente da malto d'orzo, altri cereali, luppoli, lievito, e poi si utilizza anche tanti ingredienti per caratterizzare. Noi abbiamo un occhio di riguardo per questo al territorio, quindi miele arrivano da apicoltori locali, con una birra alle castagne che abbiamo vinto il terzo posto a birra dell'anno nei concorsi Union Birrai, castagne che arrivano dall'azienda agricola dell'Alto Lago, e così via per le spezie, per piccoli frutti. Si cerca sempre di avere un occhio di riguardo a quello, in modo tale anche da ogni ricetta caratterizzarla il più possibile, rendere in qualcosa che sia da un certo punto di vista unico, un po' nostro, una nostra filosofia legata al mondo della birra. La scintilla che ha fatto nascere un po' tutto questo è stato durante un anno di esperienza in Inghilterra, che è stato fatto sia per imparare la lingua che per la passione per la birra, e ho lavorato stabilmente in un pub collaborando anche con piccoli microbirrifici che stavano nascendo già nel 2011. La secondo grande amore di tutta la nostra famiglia legato al territorio, allora abbiamo voluto appunto unire queste due cose. Quindi il nome Dulac in dialetto rappresenta due laghi, che appunto dove è Galbiate, che si affaccia su due laghi, il nome delle birre in dialetto, che raccontano qualcosina della birra e raccontano anche qualcosa del territorio. Dunque Giulia, partiamo con la prima birra che ci vuoi raccontare. Di che storia racconta questa bottiglia? Allora, questa qui è una delle ultime nostre creazioni, che è la Desiderada. È una birra molto particolare alla quale noi teniamo molto. È una IGA, cioè un Italian Grape Ale. È fatta con uva di nebbiolo, che serve per fare il vino sforzato, e l'abbiamo fatta in collaborazione con un'azienda agricola di Chiuro, quindi vicino Sondrio. E è una birra veramente con dei sentori particolari e che sta riscuotendo un bel successo, della quale siamo felici. So anche che questa etichetta ha molto di te e della tua storia. Sì, diciamo che io tengo molto all'immagine delle nostre birre, quindi comunque ci affidiamo a degli esperti con i quali ideiamo appunto le nostre etichette, perché riescano a raccontare una storia già partendo dalla bottiglia.